La differenza è, nel paganesimo il Dio non è mai un Dio a cui si deve essere sottomessi, a cui si offre tutto. Se nel paganesimo si soffriva la fame, anche gli dei soffrivano la fame perché avevano meno sacrifici, avevano meno offerte, avevano meno possibilità. Uno di questi contrasti lo possiamo percepire, ad esempio, nel racconto biblico di Caino e Abele. Cioè, Abele è quello più stupido che offre tutto a Dio. Caino è uno più logico, dice: se io non ho la pecore, non posso offrire le pecore alla divinità. Se io non ho frutti, non posso offrire i frutti migliori alla divinità, perché io devo sopravvivere, altrimenti non posso fare nulla, altrimenti passa il mio annientamento. E questo è uno scontro che possiamo leggere da un racconto. Vabbè, la Bibbia è un racconto di scemenza, di criminalità varie, però già qui si introduce un concetto ben diverso. Il rapporto di potere che ha l'uomo verso la divinità, cioè la mancanza di sottomissione. Nel monoteismo ci sarà sempre la sottomissione alla volontà di Dio e di conseguenza ci sarà sempre qualcosa da fare per Dio. Prendiamo un altro esempio che è ben significativo, che può essere anche una bella documentazione di percorso. Quando Mosè esce dall'Egitto, vaga per niente così disperso nel Sinai e va dove Dio vuole e lo porta in giro, se lo conduce. E cosa ne traggono gli ebrei? Da decine di anni di cammino nel deserto, senza fare niente, in completa dipendenza, ad esempio, da quello che vuole Dio. Cioè, sopravvivono perché Dio ha il piacere di mandargli la colazione la mattina con la manna e loro campano così. Che esperienza ne hanno tratto? Che beneficio ne hanno tratto? Che conoscenza ne hanno acquisito? Niente, vivono nella completa passività e nel completo rischio di Dio. Abbiamo dall'altra parte un esempio, Ulisse ad esempio. Ulisse cosa fa? Compie un viaggio, ma questo viaggio lo compie con un affianco alla divinità. La divinità non lo accelera il viaggio, lo aiuta nelle difficoltà che lui incontra, di conseguenza affronta delle difficoltà, le risolve, le vive e compie per un viaggio e acquisisce delle conoscenze. E quello che compie, lo compie con la sua forza, lo compie con i suoi riferimenti. Cioè, e qui nel punto possiamo trarre una differenza tra il viaggio di Ulisse e il viaggio degli ebrei nel Sinai. Cioè, questo è un comportamento. Ulisse non sta lì a invocare gli dèi, portatemi a casa, e si rassegna perché ha delle divinità contro, sa che anche ha delle divinità a favore, eppure compie il suo percorso. E durante questo percorso lui tenta di entrare sempre in contatto con le culture che incontra, cerca sempre di capire, ne può trattare dei vantaggi, si può anche scontrare, però è sempre lui che lo compie. Avrà la divinità che lo aiuta e che lo consiglia, avrà sempre la divinità al suo fianco e avrà anche delle divinità che sono contro, però lui alla fine torna da un viaggio che ha delle conoscenze, che ha visto delle cose, che ha percepito delle cose, torna che è mutato, torna con delle conoscenze acquisite fondamentali. Cosa hanno fatto gli ebrei per decine di anni nel Sinai? Cosa hanno Ho fatto? mangiato la manna che gli Ecco. mandava Dio e loro dovevano pregare Dio, se no non gli mandava manna e quaglie o roba sto genere. Cos'è servito a loro? Non è servito assolutamente niente. No, la Tempo perso, sprecato. sottomissione pura e semplice. E la sottomissione, quando diciamo che nelle zone liberate le persone sono bestiame di un gregge che va dritto al macello, vanno dritto al macello. E quando, cosa dici? Continua sul tuo Sì. discorso qua dentro. Sì. E quando dico che vanno dritto al macello, eh sì, dai. E quando dico che vanno dritto al macello, in Carlos Castaneda, io ve l'ho già letto, vi ricordate l'ultimo giorno dell'anno che mi sono autoincensito leggendo Castaneda e leggendo il libro dell'Anticristo? Dice Castaneda nel suo ultimo libro prima di morire: una spiegazione c'è ed è la più semplice che si possa immaginare. I predatori hanno preso il sopravvento perché siamo il loro cibo, la loro fonte di sostentamento. Ecco perché ci spremono senza pietà. Proprio come noi alleviamo i polli nelle stie, i gallineros, i predatori, ci allevano in stie umane, gli humaneros, garantendosi così un'infinita riserva di nutrimento. In pratica, bloccando la nostra capacità di affrontare il mondo, di prendere nelle nostre mani il nostro divenire, la nostra conoscenza, la responsabilità della nostra vita, noi paghiamo un contributo, paghiamo un tributo, blocchiamo la nostra energia vitale. Per cui, se noi facciamo un viaggio di conoscenza, se noi facciamo delle cose che ci arricchiscono,
li allontaniamo questi esseri, li teniamo distante, ma se noi rinunciamo a prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, questi esseri si appropriano della nostra energia vitale, e il risultato di tutto questo è che noi sprechiamo l'occasione della nostra vita. La vita è un'occasione di eternità, e l'occasione di eternità non possiamo permetterci di sprecarla, non possiamo permetterci di delegarla a nessuno. Infatti, dice Castaneda, l'unica alternativa per l'umanità è la disciplina, ma parlando di disciplina non mi riferisco a uno stile di vita spartano, alzarsi alle 5 della mattina. Gli sciamani interpretano la disciplina come la capacità di affrontare in modo sereno eventualità che esulano dalle nostre aspettative. Vediamo un attimo. Sì? Pronto? Ciao. Ciao. Ciao a tutti, sono io. Ciao. Ciao. Ti avevo nominato Castaneda, niente, illumina poco, vedrà, no? Questo è l'ultimo libro che ho scritto prima di morire. Esatto. E in cui narra l'insegnamento che ha avuto dal suo maestro Swan. No, fa l'ultima affermazione che non ha mai avuto coraggio di fare per tutta la vita. Sì, diciamo così, però, quando lui parla dei mostri, fa riferimento a quelle entità che secondo il suo maestro, secondo quello che ha visto lui, vivono fuori dal mondo fisico. No, sono all'interno del mondo fisico, noi non li vediamo, cioè io li vedo, ma noi non li vediamo, però sono all'interno del mondo fisico. Sì, sono all'interno del mondo fisico nel senso come gli ultrasuoni, cioè noi altri non li vediamo, ma i cani sì, insomma. Diciamo che basta spostare un attimino lo sguardo e riusciamo a vederli, ecco. Io mi auguro di vederli da me. Io ho scritto nel 1985, Io ho scritto nel libro dell'Anticristo, dopo appena metto giù il telefono te lo leggo. Ok, dai. Ma ecco, volevo solo sinceramente essere parlare di questa cosa. Sì, ma stai parlando proprio di quello. Boh. Ciao. Okay, ciao. Nel 1985 Castaneda muore con questo, e nel 1985 io ho scritto nel libro l'Anticristo: il guasto nel processo evolutivo della specie umana fu prodotto col contributo determinante di alcuni esseri ad un livello ben oltre quello che è il quarto livello di sviluppo della specie umana, cioè subito dopo la morte del corpo fisico. Questi esseri, giunti a un determinato stadio di sviluppo, hanno abbandonato il sentiero verso la conoscenza del sé per arroccarsi nella coscienza di sé. L'energia vitale rallentava il flusso, mentre in loro aumentava il piacere per il sapore dell'energia vitale stagnata. Se la nostra specie vuole mangiare carne, alleva pecore, mucche e altri animali, essi intervengono sui processi evolutivi della nostra specie al fine di assicurarsi energia vitale stagnata. Scrive sempre Claudio Simeone, cioè il sottoscritto: due sono i mezzi, tecnico o strumenti, che partendo dal quotidiano della ragione conducono l'essere umano allo sviluppo della coscienza di sé. Vivere nel quotidiano per sfida, o se si preferisce con volontà e determinazione, dando l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza per sviluppare la libertà del fare, accumulando potere di essere all'interno del sistema sociale, o sviluppare il sognare. Entrambi i mezzi possono essere usati dall'essere umano sia come unico mezzo per raggiungere la coscienza di sé, sia amalgamati e dialettizzati, fusi a formare un unico percorso soggettivo. Perché questo allontana questi esseri che si cibano di energia vitale stagnata? Perché più acceleriamo i nostri processi di energia vitale, più ricerchiamo la conoscenza, la consapevolezza, più ci facciamo carico della vita, più chiamiamo le cose col loro vero nome, più guardiamo in faccia la realtà che ci circonda per quello che è, non per i fantasmi che noi immaginiamo, bene, acceleriamo i nostri flussi di energia vitale. Accelerando i nostri flussi di energia vitale, loro che si cibano di energia vitale stagnata si allontanano. Più loro si allontanano, più noi possiamo continuare a far crescere il Dio che abbiamo dentro. E questo è il regalo che mi ha fatto Castaneda prima di morire. Ecco, io volevo aggiungere anche un'altra cosa. Una caratteristica che può anche differenziare il paganesimo dal monoteismo è questa qua. Nel discorso del pagano esiste sempre nelle comunità la creazione della città, la costituzione, la fondazione della città, cioè il discorso di unire energie, forze, qualsiasi cosa per costituire una città e sviluppare questa città. Nel monoteismo questo non abbiamo, noi abbiamo sempre un discorso proprio parassitario delle cose, cioè una città deve trovare sempre un accordo col territorio, deve trovare sempre delle fonti di energia, deve trovare delle persone che lavorino, che hanno uno scopo unico, che è una costruzione materiale, che poi ha delle ripercussioni anche sulla qualità della vita delle persone. E questo qua avviene sempre in tutte quante le città, diciamo, di origine pagana. Qualsiasi città ha questo principio di fondamento.
Nel quanto riguarda il monoteismo, abbiamo sempre la creazione di santuari, di monasteri, che vanno sempre a depredare qualsiasi cosa. Perché vanno a depredare tutte le energie sacre. Ma chi vive in questi santuari ha sempre il bisogno di sfruttare chi vive fuori. Cosa vendendogli la fede, vendendogli la speranza, vendendogli un'illusione, dicendo che l'immagine è miracolosa, se tu mi dai qualcosa, io ti do il nulla in cambio. Cioè, questo è il comportamento che esiste, che è fondamentale per comprendere il comportamento fra paganesimo e monoteismo. Cioè, il paganesimo ha sempre la necessità di unire le cose tenendole separate e ha la comprensione della diversità, della complessità della vita. E sa che solo unendo la complessità in un pantheon, cioè nel senso che tutte quante queste forze vengono utilizzate al meglio e tutte quante hanno per dignità, sa che riuscirà a vivere. Infatti noi abbiamo sempre, con l'avvento di ogni monoteismo, la distruzione delle città. Cioè l'abbiamo anche adesso, lo vediamo anche adesso. Cioè, rendiamoci conto cosa è, ad esempio, Gerusalemme, in questo momento, in cui per pochi metri ci sono gli armeni, gli ortodossi, i greco-ortodossi, i cattolici, gli ebrei, i musulmani, e sono lì a uccidersi, e sono lì a fare delle storie incredibili. Cioè, il manicomio è diviso in corsie. Esatto. Cioè, rendiamoci conto di questo, c'è proprio lo scontro che c'è avendo come unico riferimento una città sacra e bastano poche pietre e subito questo problema sorge una guerra di religione, sorge uno scontro, sorge la violenza. Prendiamo l'esempio dei romani, incontravano una nuova divinità, avevano il Pantheon e chiedevano a questa divinità: vuoi entrare nel nostro impianto, vuoi farne parte, vuoi avere dignità all'interno della nostra esistenza, della nostra città. Benissimo, noi siamo ben contenti, ti costruiamo un tempio e vieni con noi. Cioè non c'era questo scontro, non c'era questa divisione, sì, così proprio materiale, così. Ma c'era anche teatrica, che quella, sì, volta che venne giù il teatro, l'imperatore fece abbattere il tempio. Mi, sì, hai buttato, esatto, giù, tu dovevi proteggere il teatro, non l'hai protetto, buttiamo giù il, esatto, tempio. Sì, questo è il comportamento nel verso la divinità. Cioè, la divinità deve essere sempre funzionale e deve essere sempre utile all'uomo. Nel monoteismo è soltanto un vampiro che succhia energie. Una volta il mondo, una volta la nostra vita, una volta la nostra città, una volta la nostra cultura. Cioè, cosa succede sempre col monoteismo? C'è sempre la necessità di ridurre tutto quanto a uno. A uno che determina qualsiasi valore, qualsiasi misura, e di conseguenza tutto è permesso nell'annientare. Di conseguenza, di fronte a questo uno, qualsiasi cosa può essere distrutta, possiamo privare di qualsiasi cosa. Questo nel paganesimo non avviene, perché nel paganesimo si rende conto che tutti gli elementi della vita fanno parte della vita e nessuno può essere escluso. Infatti abbiamo divinità che sono infere e divinità che non sono infere. Abbiamo, ciao, divinità che sono caste e divinità che sono dimmi. Io volevo riprendere, mi scusate, sì, sì. Dimmi. Ancora volevo ancora di riprendere il discorso di prima, e cioè su questo discorso del Papa sulla diciamo, come si può dire, sul fatto della sopravvivenza dopo la morte, sì, attraverso la nostra coscienza, eccetera, no? Che l'ha fatto per la prima volta, perché si è sempre detto che c'è la risurrezione del giudizio universale. Ma ci sono alcuni concili che ne hanno parlato molto prima, sai? Ah, è già stato fatto, sì, prima? Sì, sì, sì. Non mi ricordo più che... Comunque sì, so che c'è un concilio che ne ha parlato prima. Ah, che c'è, che sì. Perché diceva l'articolista che appunto diceva che la sussistenza dell'elemento spirituale dotato di coscienza e volontà, in modo tale che l'umano sussista, dice che per i credenti se c'è la certezza che la relazione con Cristo risorto, la relazione vivificante con Cristo risorto che ha animato la loro esistenza non può essere distrutta dalla morte, ma si mantiene in maniera misteriosa ma reale anche dopo la distruzione del corpo. Cioè, dice l'articolista, chi crede in me anche se muore vivrà, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, che si legge durante le messe funebri, e termina così: su questa certezza di non morire, tra virgolette, il cristiano si gioca la vita. Sì, sì. Si frega la vita. Sì, sì. Ecco, si frega la vita.
siccome volevo approfondire questo discorso, comunque la prossima volta cercherò di fare un intervento più ampio, perché volevo sentire un po' su questo argomento un po' di più. Sì, mi ascolto. È un argomento che va benissimo, d'accordo. Scusa? Sì, è un argomento che va benissimo, anche perché la prossima volta parliamo della concezione del mondo. Sì, allora vi ascolto e metto giù. D'accordo. Sì, ciao. Ciao, buona giornata. Spero di non aver fatto confusione. No, benissimo. Sì. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Sì, ecco, no, il discorso, sai, sulla risurrezione dei corpi o meno, sono tutte quante teorie che servono a far perdere anche l'intelligenza delle persone. Anche perché, ad esempio, Wittig aveva affermato già anni addietro, in cui diceva sì, le persone risusciteranno, però avranno i sessi, ma non proveranno desiderio. Cioè, sembra quasi strana questo tipo di risurrezione in cui appunto tu perdi, ritieni il corpo, però perdi le tue capacità, i tuoi desideri, il tuo modo di essere. Sì, sì. Ecco, cioè, la caratteristica proprio fondamentale è proprio questa qua, cioè nel creare tutta una serie di concezioni teologiche che diventano soltanto degli specchietti per le allodole, per perdere le energie, per perdere i riferimenti. Tutta quanta anche la teoria della risurrezione dei corpi, noi sappiamo che è una cosa assurda, noi sappiamo benissimo che esiste la possibilità, se uno costruisce la propria esistenza, la propria vita, la determina in maniere ben particolari di coagulare la sua energia in una forma di vortice che rimarrà anche dopo la vita, cioè dopo la morte. Però noi sappiamo benissimo che i corpi sono destinati a scomparire, a ritornare a essere energia. Di conseguenza, creare questa illusione significa chiaramente creare un desiderio così forte, una speranza così forte, per chiedere sempre la sottomissione, per chiedere sempre di essere, di accettare, di subire qualsiasi cosa. Noi appunto diciamo sempre questo: non credete mai a chi vi predica la vita eterna soltanto perché credete in qualcosa, o vi propone qualcosa, o vi chiede di sottomettervi. Noi diciamo: credete sempre in voi stessi. Questa è la cosa fondamentale. Poi quello che succederà col momento della morte sarà che voi o tornerete energia, o creerete il corpo luminoso, il corpo di gloria, come lo volete chiamare. Però questo corpo di gloria non vi può essere dato perché avete ricevuto la comunione, avete ricevuto il battesimo, avete ricevuto questo. È soltanto la vostra costruzione dell'esistenza che determina quello che sarete dopo la morte. Altrimenti sarete sempre fregati. Sì. Difatti sarete fregati. E Corriere della Sera, lunedì 18 gennaio, Fabio Benedire la moto torna, muore. Tornava dalla Basilica di Loreto, dopo aver fatto Benedire la moto nuova, uscito di strada per il ghiaccio, è morto contro un furgone. Sì, ma il miracolo, in cosa consiste? questo è un miracolo. Sì, no, ma in effetti la Madonna di Loreto. Sì, la statistica dei miracoli, cioè il treno di Lourdes che va a sbattere, per esempio, è un miracolo o non è un miracolo? Vorrei sapere. Mettiamo questo qua. Lui ha fatto benedire appunto la moto per sopravvivere, e forse il Dio voleva che lui morisse e l'ha fatto crepare dopo la benedizione. È stato un Dio gentile o no? È stato molto peccati, oppure no, l'ha portato in paradiso diretto. Inviato la vita eterna direttamente perché aveva la moto benedetta. Cioè, nel senso, pronto? Questa è la fregatura del monoteismo, cioè nel pensare di avere la possibilità secondo per fare certe cose. Sapere, che significato ha nel cattolicesimo la teofagia? Perché Cristo si dà in pasto ai suoi fedeli nella specie del pane e del vino? È una forma di assimilazione di pensiero? Ma questo vorrei sapere. Guido, una risposta meglio te la possono dare i cattolici e che non io. No, ma capisci? La loro risposta. Voi altri che significato gli date? Che è una buffonata. E basta. E basta. Ma è una forma di assimilazione di pensiero, per esempio. Ma no, è una buffonata. Non diamo delle dignità, delle truffe, degli inganni, a delle formulazioni truffaldine. È truffa e basta, insomma. No, ecco, volevo dire, per esempio, no, ci sono dei selvaggi che si cibano, per esempio, del fegato del nemico. Sì. Pensando di appropriarsi dell'energia. Il bello è che loro si appropriano di energia.
Cioè, effettivamente acquisiscono l'energia, parte dell'energia del nemico, ma perché loro hanno l'attenzione, loro hanno la vita magica, è diverso, eh. Non c'entra niente col discorso della... Non è per esempio che il fedele cattolico pensi di appropriarsi di una specie di energia divina, per esempio, di partecipare della natura divina? Quello che pensa il fedele cattolico può essere benissimo, però io non entro in merito di questo. Sì. Non entro... Va bene. Va bene Guido, grazie, ciao. Cioè, in effetti è vero che in molti popoli primitivi, in molti riti sciamanici, acquisire parte, inglobare parte del nemico vuol dire acquisire parte della sua forza. Questo è verissimo, e anche negli animali, cioè quando si mangia un animale si acquisisce parte della forza dell'animale. Cioè noi non mangiamo solo cibo, mangiamo anche energia vitale che quel cibo contiene. Per cui il sciamanesimo dice che un uomo è tanto più forte rispetto al mondo che lo circonda perché ha sviluppato il proprio potere di essere, per cui se io acquisisco anche parte del potere di essere di quella persona, però è una cosa estremamente relativa, cioè abbastanza, diciamo così, insignificante rispetto a tante altre cose che si possono fare. Ma questo non ha niente a che vedere col cattolicesimo, perché il cattolicesimo è solo truffa, cioè non è che le due cose sono avvicinabili. Da una parte c'è la truffa, dall'altra parte c'è la percezione del mondo, che però la percezione del mondo si può migliorarla, si può fare un miliardo di cose meglio che non quelle, però là è comunque una percezione del mondo. Nel cattolicesimo è truffa. Sì, ecco, una piccola truffa, non parliamo più telefonate, conclude Francesco. E poi lunedì 11 gennaio 98-99 sul Corriere della Sera, l'astrofisica Margherita Hack, virgolette, il miracolo del sangue di San Gennaro è solo una reazione chimica. Benissimo. Dal libro di Giordano Bruno Guerrieri, Gli italiani sotto la chiesa, da San Pietro a Mussolini, c'è scritto fa: si arrivava pubblicamente a ripetere il riconoscimento del sangue di San Gennaro, però con sangue d'asino, l'esperimento riuscì. Ecco. Questo significa chiaramente che la capacità di truffare il monoteismo, di truffare la vita delle persone da parte del monoteismo, esiste sempre, dalle cose più grandi, dalla vita, alle sciocchezze delle proprie reliquie. Di conseguenza dobbiamo stare molto attenti a chi ti propina soltanto perché è capace di fare delle azioni teatrali la possibilità di vita eterna. È soltanto una fregatura di morte sicura. Bene. Chiudiamo qui la trasmissione, Francesco, questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Non prendo più le telefonate, devo anche sgomberare la regia. Grazie per essere stati in ascolto, vi ricordo che alle ore 19 sarò ancora in trasmissione con la seconda parte della trasmissione dove leggerò ciò che porta a diventare eterni la regione romana. Grazie e arrivederci alle ore 19.